Petali di rose e costumi tradizionali, le melodie sarde per la parata di Sant'Efisio in apertura della sfilata di Alta Sartoria, ma anche le strade sacre e le rovine romane del parco archeologico di Nora, nel sud della Sardegna, teatro per l'alta moda. Eccola l'ultima tappa del Grand Tour di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che da 12 anni in giro per l'Italia guardano alle tradizioni per far conoscere bellezza, radice e cultura del bel paese, reinterpretandole con creatività e sguardo nuovo, ma mantenendone anima e passione, con il desiderio di continuare a scoprire. Devo dire che è stata una bellissima esperienza. Io credo che quando tu rispetti l'arte e il folklore locale, la gente si apre, perché a volte c'è, diciamo, in questi anni la globalizzazione ha un po' cancellato quello che sono le tradizioni, quello che sono il DNA di un popolo, e quando tu lo rispetti viene fuori germoglia. Nomi che arriva in abito di chiffon rosa cipre e la loro alta moda con le installazioni artistiche capaci di riflettere i lunghi abiti di chiffon gonfiati dal vento, i corsetti in filigrana e quella magia tra laguna e mare sullo sfondo. E ancora la tessitura telaio alleggerita e quelle camicie bianche tagliate e ricamate a mano dalle artigiane sarde. Il cuore e la ricchezza del passato rarefatta in un'immagine contemporanea. E ispirata dai 1500 sardi in costume tradizionale, con quella teatralità capace di raccontare devozioni antiche, c'è l'alta sartoria fatta di segni forti, i colli alti, i lavori a mezzo punto, i cappelli a tesa larga. Anche Jeff Bezos è signore in prima fila ad applaudire quella fierezza sarda e il lavoro ispirato ai contrasti di questa terra. Il grosso contrasto che c'è è questa terra brulla e questa ricchezza di colori, di sentimenti e d'amore che c'è nell'abito folcloristico.